Incidente in via Valmulini a Como. Un camion a rimorchio è rimasto incastrato sotto il ponte della ferrovia, bloccando completamente la strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che con l'autogru hanno provveduto a rimuovere il mezzo che ha percorso retromarcia parte del tragitto prima di riuscire a far manovra e liberare così la carreggiata. L'episodio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi. Per permettere le operazioni di recupero del mezzo, la strada è rimasta chiusa alle auto. Il camionista, un cittadino romeno, sarebbe voluto arrivare in città passando da Via dei Mulini, strada che molti comaschi utilizzano per evitare Piazza Camerlata e la prima parte di Via Napoleona. L'uomo non avrebbe però così rispettato il divieto posto all'ingresso della via, che vieta il transito ai mezzi pesanti. Secondo la ricostruzione dell'accaduto, la motrice dell'auto articolato sarebbe riuscita a passare sotto il ponte, ma il rimorchio no, si è incastrato nel manufatto, ha urtato una parte del muro, danneggiandolo, ed è rimasto bloccato. Sul posto, oltre ai pompieri, sono intervenute due pattuglie della polizia locale per effettuare i rilievi e per deviare il traffico all'altezza dell'autosilo Valmulini. Non è la prima volta che un camion resta bloccato sotto il ponte della ferrovia. Diversi casi in cui camionisti tratti in inganno dal navigatore oppure per evitare il traffico in Napoleona e non prestando attenzione alla segnaletica stradale imboccano via Valmulini, salvo poi restare incastrati sotto al ponte e bloccare così l'intera strada.